Molinari, ne ha facoltà. Grazie. Grazie. Colleghi, per favore. Prego. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, io ritengo che, come ha giustamente detto il Presidente Conte, per capire e spiegare le ragioni di questa crisi sia necessario ricordare quali sono state le ragioni che hanno portato alla nascita di questo governo. E penso che questo sia necessario anche per dare una spiegazione razionale allo spettacolo disarmante, immondo, indegno a cui gli italiani stanno assistendo nelle ultime ore. Una sorta di calciomercato dei parlamentari con improbabili talent scout. Con improbabili talent scout come l'onorevole Clemente Mastella, improbabili non tanto perché noi vogliamo esprimere qualche giudizio politico o morale sull'onorevole Mastella, ma improbabile pensando a qual era il giudizio etico, politico e morale che sull'onorevole Mastella e sui cosiddetti responsabili o costruttori, come li chiamate oggi, dava la principale forza politica che appoggia il governo Conte, il Movimento 5 Stelle. Il termine più gentile con cui venivano chiamati era traditori, venduti, voltagabbana, tanto da arrivare addirittura a pensare a una riforma della Costituzione che prevedesse il vincolo di mandato. E allora, com'è possibile conciliare quello che si diceva allora con quello che sta succedendo adesso? Come spiegavo prima, ricordando quali sono le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo governo. Questo è un governo che non nasce su un'idea politica, che non nasce su valori, che non nasce su un sogno o su una visione. Questo è un governo che è nato per ragioni tattiche soltanto contro qualcuno, Matteo Salvini, soltanto contro un partito, la Lega, e soltanto contro la libertà del popolo italiano di esprimersi in libere elezioni, per la paura di non trovarsi più al governo. E quindi quando non si hanno idee, non si hanno progetti, non si ha visione, tutto è possibile. Lei, Presidente Conte, rivendica la nascita di questo governo e chiede di allargare questa maggioranza ispirandosi ai valori europeisti e per avere un governo che sia antisovranista. L'ho sentito bene, l'ha detto lei in quest'aula. Ma io non so se ho la memoria corta, ma mi chiedo se lei è lo stesso Premier Conte che ha lottato facendo un braccio di ferro che è durato 6 mesi con l'Unione Europea ai tempi del governo giallo-verde per ottenere quota 100, o se lei è il Premier Conte che quota 100 adesso la vuole cancellare. Come mi chiedo se lei sia lo stesso Premier Conte che bloccava i barconi degli immigrati clandestini, approvava i decreti sicurezza, o quello che adesso non si ricorda di quando bloccava i barconi approva i decreti insicurezza e cancella i decreti sicurezza. Io mi chiedo, in tema di politiche sociali, se lei è lo stesso che festeggiava, anche se non direttamente, diciamo, aveva una partecipazione emotiva ai festeggiamenti del Movimento 5 Stelle sul balcone per il raggiungimento di un deficit maggiore dopo il braccio di ferro con l'Unione Europea, o lei è quello che in quest'aula ci ha fatto approvare la riforma del MES, che va contro tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre propagandato e contro qualsiasi possibilità di fare politica espansiva in futuro. Com'è possibile tutto questo, dicevo? Torniamo al punto di prima. Quando non ci sono valori, quando non c'è idea politica, è possibile tutto. Ma qua siamo alla mancanza di un prerequisito, signor Presidente del Consiglio, per fare politica, che dovrebbe essere quello della coerenza, quello della linearità delle proprie azioni. E il problema di oggi è che lo spettacolo a cui stiamo assistendo è che quest'Aula, che dovrebbe essere il centro dell'attività politica, che dovrebbe essere la madre della vita politica italiana, oggi è rimasta orfana, perché quello che manca in tutta questa vicenda è la politica, intesa nel senso più alto del termine, fare gli interessi dei cittadini, delle comunità e del pubblico. Di questo oggi qui non c'è assolutamente nulla. E esattamente oggi come allora voi cercherete una nuova maggioranza per evitare il voto. Stavolta avete anche una scusa in più, che è quella della pandemia, che ovviamente nessuno nega, pandemia che addirittura diventa adesso motivo di vanto per questa maggioranza per cercare nuovi costruttori o responsabili. E io vorrei anche provare a fare una riflessione su questo, se è possibile, perché è passato quasi un anno e da un anno ogni qualvolta si provi a fare una critica al governo sul tema della pandemia si viene additati come negazionisti, come sfascisti, come persone che vogliono male al paese,
Paese. Beh, potremmo dirlo dopo un anno che tutti gli studi internazionali, anche autorevoli docenti universitari, ci dicono che i dati sui morti in Italia sono i peggiori del mondo? Lo vogliamo dire che tra i paesi più colpiti l'Italia è seconda soltanto al Messico per numero di decessi in proporzione alla popolazione? Lo vogliamo dire che i paesi che sono stati dileggiati dai cosiddetti europeisti, cioè il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile, hanno dei dati migliori dei nostri? Lo vogliamo dire o no, pur capendo la difficoltà nel gestire la situazione? Ma lo vogliamo dire che forse questo modello così virtuoso non è stato, dati alla mano? E per quanto riguarda l'emergenza economica, signor Presidente, lo vogliamo dire che peggio di noi ha fatto soltanto l'Argentina, visto che siamo a meno 10% del PIL? E allora vogliamo dirlo che forse non ci si dovrebbe fare vanto della gestione della pandemia per cercare nuovi responsabili e non si dovrebbe additare come nemico dell'Italia o del popolo chiunque critichi questo governo? Ma magari potremmo arrivare alla riflessione che qualcosa avete sbagliato e che magari un pericolo per il Paese non è chi vi critica, ma siete voi che in questo momento state conducendo la nave. Lei ha parlato di valori alti che noi condividiamo per giustificare il proseguo di questa esperienza di governo. Lei ha parlato della centralità dell'uomo, ha parlato della centralità e del diritto al lavoro e ha parlato della politica sociale. Io mi chiedo quali argomenti userà Presidente Conte per convincere uno dei possibili responsabili, il senatore a vita Monti, e non apro la parentesi su cosa diceva Beppe Grillo sui senatori a vita per rispetto di quest'Aula e per decenza, ma mi chiedo come farà a convincere il senatore Monti a sostenere la sua maggioranza, visto e considerato che le chiede, sempre a proposito di rispetto del diritto del lavoro, di rispetto dell'uomo e del sociale, di fare una sorta di eutanasia di Stato alle imprese, ai lavoratori, sospendendo i ristori, sospendendo la cassa integrazione e togliendo lo sblocco dei licenziamenti. È quella o non è quella la vostra linea politica? Perché la risposta qua non l'abbiamo sentita. E guardi, Presidente, più europeista di Monti non c'è nessuno. È uno che è arrivato a fare il Presidente del Consiglio grazie all'Europa e con un golpe finanziario orchestrato dall'Europa. Quindi sarebbe interessante capire qual è la vostra posizione a riguardo. E poi tante altre domande non hanno trovato risposta in questo dibattito, domande che riguardavano le ragioni che Italia Viva ha posto al centro di questa crisi. Non ci ha risposto sulla cabina di regia del Recovery Fund, quindi non sappiamo ancora se i 300 tecnici ci saranno o non ci saranno, esautorando nuovamente il Parlamento delle sue funzioni. Non ci ha risposto, o meglio, ci ha risposto sul fatto che ci darà la delega ai servizi segreti. Avremmo preferito non dover leggere quel brutto pezzo sulla stampa di ieri per arrivare a sentire questo, signor Presidente del Consiglio. Non tanto per lei, ma per rispetto ai nostri uomini in divisa. Forse era evidente che Italia Viva poneva una questione giusta quando diceva che non è opportuno che il capo del governo abbia anche la delega ai servizi segreti, perché non vogliamo pensare che quello che abbiamo letto sia vero e lei saprà smentirlo nelle sedi opportune, ma la sua posizione ha fatto in modo che qualcuno potesse scriverlo, e questo non fa il bene dell'intelligence italiana e della sicurezza del nostro paese. Altra cosa grave che lei ha detto, Presidente, parlando di politica estera, sempre se parliamo di valore e di rispetto dell'uomo, lei ha paragonato su un piano uguale le nostre relazioni con gli Stati Uniti e con la Cina. Ebbene, Presidente, io non so come si possa mettere al pari il paese che è il faro della democrazia e delle libertà occidentali, a cui noi dobbiamo la nostra libertà, rispetto al paese che oggi rappresenta una delle principali minacce alla difesa di quei valori, e un paese su cui forse sarebbe il caso di fare la luce, visto e considerato che il Covid è partito da lì e visto che considerato che i dati a distanza di un anno ci dicono che quello è l'unico paese che è cresciuto economicamente ed è un paese dove il virus sembra debellato. Nessuno vuole fare delle accuse, ma forse bisognerebbe fare delle riflessioni, e sicuramente noi possiamo dire con chiarezza che siamo distanti da paesi che applicano la pena di morte, da paesi che sopprimono le libertà politiche, da paesi che sono delle dittature dove non c'è la democrazia. Cina e Stati Uniti non sono la stessa cosa, signor Presidente. Lei ha ricordato la collaborazione delle opposizioni sulla legge di bilancio, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto, è stata una collaborazione necessaria perché, visto e considerato che ci avete fatto approvare la legge di bilancio nel giro di una settimana alla Camera e al Senato, senza la collaborazione dell'opposizione la legge di bilancio non ci sarebbe stata. E questo perché è successo? Perché eravate troppo impegnati nelle settimane precedenti a tenere fermo il Parlamento sull'approvazione del decreto clandestini, e dovrete spiegarci che attinenza aveva quello con l'emergenza Covid, prima o poi magari lo scopriremo.
e soprattutto perché se non fosse stato per le misure della legge di bilancio che abbiamo apportato noi, l'avremmo ricordata soltanto per cose utilissime, come ad esempio il bonus televisore, i 4 miliardi e mezzo per il cashback. In un momento in cui si spendono 4 miliardi e mezzo per permettere a chi non ne ha bisogno di fare regali di Natale e sulle scuole che devono riaprire si decide di investire 1,5 miliardi. Questo è un altro dato su cui magari bisognerebbe riflettere. Lei ha citato i sindacati prima nel suo intervento e sulla legge di bilancio i sindacati qualcosa da dire lo hanno avuto. Non so se ricorderà, ma i sindacati hanno proprio scioperato sulla legge di bilancio perché rivendicavano migliori condizioni contrattuali, la stabilizzazione dei dipendenti della sanità che sono stati assunti, anche perché facciamo bene a ricordare che questi sono eroi in questo momento di pandemia, allora trattiamoli come tali. Abbiamo buttato via tanti soldi su tante cose, stabilizziamo gli operatori della sanità e i medici che sono stati assunti nell'emergenza, proprio come chiedono i sindacati. Che lei ha ricordato, i sindacati denunciavano anche la mancanza di politiche attive del lavoro che serviranno nel momento in cui ci finirà lo sblocco dei licenziamenti. Ebbene, voi avete fatto anche lì una scelta che non possiamo condividere, voi avete messo più 4 miliardi sul reddito di cittadinanza e 500 milioni sulle politiche attive del lavoro. Ora, se la difficoltà del reddito di cittadinanza è trovare un posto di lavoro a chi prende il sussidio, è chiaro che bisogna investire sulle politiche attive, come vi dicono i sindacati. E allora perché non lo state facendo? Come pensate di uscire dalla crisi quando non ci sarà più lo sblocco dei licenziamenti e quando dovremo tornare alla normalità? Non c'è nessuna risposta, questo è un altro dei temi che vi ha posto Italia Viva e qui la risposta non l'ho sentita, perché come ho detto prima, oggi è mancata completamente la politica, signor Presidente del Consiglio. Vede, anche perché lei si è fatto scappare in un lapsus, qual è la vera motivazione per cui probabilmente lei otterrà una maggioranza, vedremo come, qua e al Senato, e per cui lei chiede di ottenere i voti per andare avanti? La motivazione è solo quella di andare avanti, perché lei si è fatto scappare in quest'Aula che proporrà una legge elettorale proporzionale. E visto che lei è un giurista fine, signor Presidente, sa perfettamente che la legge elettorale non è competenza del governo, ma è competenza del Parlamento, anche se ormai con i DPCM in televisione ci stiamo abituando a qualsiasi cosa, ma non siamo ancora nella Cina né nel Venezuela, signor Presidente del Consiglio. E quindi quale legge elettorale fare lo deciderà il Parlamento, non lo decide lei. Ma si è fatto scappare questo perché lei ha voluto dare rassicurazioni a chi la sosterrà che qui a casa non si va. Lei ha voluto dare rassicurazioni a chi la sosterrà che si farà una legge elettorale che garantisca a tutti, anche magari il suo neonato partito. Neonato partito che al Senato si dovrebbe costituire su un gruppo che si chiama Italia 23. Ci voleva il Movimento 5 Stelle che voleva il taglio dei privilegi, il vincolo di mandato, il taglio della casta per trasformare in obiettivo politico quello che una volta si diceva solo sotto banco, cerchiamo di non andare a casa. Chiamiamo Italia 23 un gruppo a denotare che l'unico scopo di questa maggioranza è stare qua fino alla fine per non perdere le poltrone e i privilegi. È uno dei punti più bassi a cui la politica italiana abbia dovuto assistere e questo l'abbiamo visto nel momento in cui i re dell'antipolitica sono arrivati in Parlamento. E chiudo, Presidente Fico, voi potrete usare ancora per un po' la scusa del virus per non andare a votare, vedremo poi se la maggioranza sarà una maggioranza assoluta relativa, io mi unisco alle richieste dei colleghi del centrodestra, se non avrà la maggioranza assoluta lei si deve dimettere, Presidente Conte, perché le regole non possono valere solo per il centrodestra e non per lei, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, ma indipendentemente da quello che sarà, avete il virus che vi aiuterà a rinviare le elezioni con la scusa che non si può votare anche se nel resto d'Europa si voterà, ma la cosa che noi rincuora è che c'è un virus ben più pericoloso che avendo assistito a questo immondo spettacolo avrà creato nella popolazione italiana un'immunità di gregge. L'immunità di gregge dal virus dell'antipolitica, perché lo spettacolo che avete dato è talmente disgustoso che siamo certi che quando gli italiani torneranno a votare saranno guariti e finalmente avremo un governo legittimato e in grado di portare avanti il paese e di fare l'interesse pubblico, non l'interesse di parte e il gioco di palazzo. Per questo, Presidente Fico, la Lega non voterà la fiducia al governo Conte. L'attacco della Lega al governo Conte, al quale ripete l'appello degli altri del centrodestra, se non avete la maggioranza assoluta vi dovreste comunque dimettere. Ora l'ultimo intervento del Movimento 5 Stelle, l'ultimo intervento dei gruppi, Crippa, Movimento 5 Stelle. Davide Crippa, per facoltà. Colleghi, grazie. Colleghi,
Colleghi. Chiesa